What music is that, Heidi? Something to try and make you feel at home. Ciao, Bubi. No! Ecco Flavio che sta bene, sempre più rigoglioso. Sandy e Danny, rinominati Edward e Bella, stanno bene anche loro, sono molto carine. Qua dietro delle perle. E poi qui c'è torta di mela, che è sempre sul pezzo. Ormai la tengo sempre qua sulla scrivania perché mi controlla mentre faccio le cose. Controlla la mia produttività. La niente, oggi io volevo passare un pomeriggio easy insieme a voi, come facciamo ormai da un po'. Mi avete detto che vi piacciono molto questi video più che altro appunto proprio perché vi sentite meno soli. Nel delirio, e mi fa molto piacere insomma farvi compagnia, anche perché appunto fanno compagnia anche a me, e niente, quindi insomma oggi vi volevo far vedere una roba che ho comprato e che vi ho fatto vedere su Instagram qualche tempo fa, che è questa. E voi direte: ma che è sta palla? Mo ve spiego. Come c'è scritto qui, queste sono le Mystery Mission di Kim. Kim è una ragazza che io ho scoperto grazie a Federica del canale Prismatic 310. E praticamente Kim le aveva regalato appunto questa cosa qui con dentro delle missioni da compiere. Siccome ha avuto un grande successo, ha deciso di renderle disponibili anche ad altre persone. E infatti sono acquistabili sul suo shop, che vi lascio ovviamente qui sotto. Io l'ho subito comprato perché, a parte che sono una mega fan di Prismatic 310 e... quando faceva le mission erano tipo super bello e quindi ho detto: Dio, che figata. Vi arriva ovviamente con il libretto delle istruzioni dove insomma per ogni bigliettino che estraete vi spiega che cosa dovete fare. E praticamente funziona così, cioè questo è tipo una pallina, tipo lo sputapallina della televisione, per intenderci. Qua dovete, con una mano non ce la faccio, qui se schiacciate esce un bigliettino, e adesso non riesco perché vabbè. Su ogni bigliettino c'è scritta una missione che potete fare. Possono comprendere cose, le cose più svariate. Per esempio, scrivere una lettera al vostro amico, fare un quadro, arrivare in ritardo ad un appuntamento, fare una challenge su Instagram, fare una fotografia particolare con un soggetto particolare. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che sono veramente super svariate. E una volta che le estraete, insomma, dovete fare compiere questa missione. È un ottimo modo per riuscire a... uscire dalla comfort zone, cioè magari fare delle cose che non avreste mai fatto. Quindi vediamo cosa ci esce. Oddio, ne sono uscite tantissimi. Allora, ne prendiamo due. Le altre le rimetto dentro. Ah! Ok. Intraprendi l'Instagram Challenge per 30 giorni. Le foto possono essere scattate senza seguire l'ordine preciso. Segui le istruzioni sul libretto. Prendiamo il libretto e vediamo in che cosa consiste. Eccola qui. Questa è la Instagram Challenge. Scatta una foto ogni giorno. Oh mio Dio! Ecco, magari possiamo iniziare il giorno dopo l'uscita di questo video. Quindi appena uscirà, non so quando. Il giorno dopo partiamo con la Instagram Challenge. E adesso vediamo che cosa ci dice il secondo bigliettino. Oh mio Dio, wow. Music Challenge. Ascolta i 100 migliori album di debutto secondo Rolling Stone. Questa mi ispira tantissimo, sono molto curiosa. Tra l'altro c'è anche il link per il sito di Kimberly dove appunto vi riporta alla lista degli album e direi che andiamo subito a vederla. Ok, abbiamo un sacco di roba da ascoltare, ma tipo tantissima. Cioè, secondo me ci metterò un mese, forse più di un mese, non lo so. Però direi che a questo punto li ascolto tutti e poi vi farò sapere in un video, cioè vi farò una mia personale classifica di quelli che mi sono piaciuti di più, mettendoli in ordine da quello che mi è piaciuto di più a quello che mi è piaciuto di meno.
Poi, altra cosa che vi volevo far vedere, ma che in realtà avete già visto su Instagram, è questa. La mia felpa di Forks. L'ho presa su Etsy, ovviamente vi lascio qui sotto il link, e secondo me è meravigliosa. Cioè, sembra un po' di quelle felpe che compri nei posti come souvenir. Ed è proprio per questo che mi piace, cioè fa un po' mamma anni 90. Boh. Vi prego, apprezziamo Matilda che prende il sole. Gato? Sono molesta, lo so, ti rompo sempre, scusa. Scusami, scusami. Ah, e altra cosa che vi volevo far vedere che ho preso, cioè che in realtà è stato un regalo, è questo. È un bicchiere, un semplicissimo bicchiere, ma ci sono tutti i personaggi della Disney. E vanno da qua sotto dove sono tipo delle bozze dei disegni senza colori, fino a sopra, dove sono tutti colorati. Non lo so, è adorabile, mi è stato regalato e lo apprezzo molto. Grazie. Comunque, raccontatemi un po' come state anche voi. Siamo sempre tutti un po' presi male, un po' per la situazione Voldemort e un po' perché l'anno scorso è stato un anno stranissimo e quest'anno continua ad essere molto strano. Quindi siamo sempre tutti un po' così. Nulla, volevo sapere come state. Io me la sto cavando, me la sto cavando. Tra l'altro volevo anche farvi vedere delle cose che sto facendo tutti i giorni per cercare di stare positiva o cose così. Lo so che sembrano tipo super cheesy, non so. Sai, tipo quote un po' poraccia di Instagram, tipo se rimani positivo riuscirei a superare ogni cosa. No, però insomma, non vorrei suonare così, ma effettivamente sto facendo delle piccole cose che sono veramente cavolate, però un po' mi stanno aiutando. Le prime due cose che faccio sono questi due quaderni, questo e questo qua. Questo è il 5 Minute Journal. Io l'ho scoperto grazie ad un video in cui lo faceva vedere Emma Watson, ok? Però praticamente è un diario in cui tutti i giorni dovete scrivere delle cose. Praticamente la pagina è divisa così: è ogni mattina dove c'è il simbolino del sole, eccolo. Dovete scrivere tre cose per cui siete grati e tre cose che vi piacerebbe succedessero quel giorno. E poi una frase non motivazionale, però tipo oggi mi sento così. La sera, prima di andare a dormire, dovete riempire invece questa parte in basso con la luna. E in questa parte dovete scrivere tre cose belle che sono successe durante la giornata, che cosa avrebbe potuto rendere la giornata migliore. Allora, so che sembra una cavolata, sembra un po' di quelle robe New Age, meditazione, però vi giuro che a me sta aiutando molto. Più che altro perché, allora, sforzarsi, soprattutto la mattina appena svegli, di trovare, tre cose positive, tre cose per cui si è grati, secondo me aiuta molto a iniziare la giornata con il piede giusto. E poi anche a fine giornata riuscire a trovare delle cose belle che sono successe, anche se è la giornata più brutta del mondo, se veramente vi è andato male tutto. Vi dovete sforzare di trovare almeno tre cose positive. Ed è incredibile, però giuro che aiuta tanto. Non sempre, ovviamente, però a volte ci sono dei giorni in cui dico, cavolo, è stata veramente una giornata di merda, e poi magari mi metto la sera a scrivere sto quadernetto e dico, ah, no, però effettivamente almeno sta cosa mi ha fatto sorridere. Cioè, che può essere veramente il meme stupido che avete visto su Twitter o la signora al supermercato che vi ha fatto un sorriso. Cioè, possono essere veramente le cose più banali che però magari quel giorno vi hanno almeno fatto sorridere, ecco. Questo invece è super carino secondo me perché ogni giorno c'è una domanda a cui dovete rispondere. Le domande variano, cioè ci sono domande un po' più serie, tra virgolette, tipo come definiresti la tua vita o cose così, oppure domande molto più basic, tipo che cosa hai mangiato oggi? E appunto in ogni pagina c'è una domanda a cui voi dovete rispondere e dovete rispondere sempre quel giorno per 5 anni alla stessa domanda. E quindi è molto bello perché poi arrivate alla fine in cui potete vedere come avete risposto in modo diverso a seconda di dove eravate, che cosa stavate facendo in quel momento della vostra vita. Non lo so, lo trovo super carino e mi inquieta tantissimo perché finirò di compilare questo quaderno quando avrò 30 anni. 30, regà! Oh mio Dio! Entrambi li trovate su Amazon. Purtroppo il 5 Minute Journal è un po' difficile da reperire, si trova però da Urban Outfitters. Io ve lo dico, secondo me costa un po' troppo per quello che è e quindi vi consiglio eventualmente di farvelo da soli. Trovate il template ovunque di questo, cioè su Pinterest, se cercate 5 Minute Journal Template
vi appare e potete farvelo anche voi con un quaderno che avete a casa, e io ve lo consiglio perché secondo me costa tanto. Questo appunto me l'hanno regalato, quindi uso questo, però non so se lo ricomprerò perché appunto costa tipo 22 euro ed è molto piccolo, non vi dura neanche un anno secondo me, quindi boh, non so se ne vale proprio la pena, però rimanga tra noi. Questo è lo stesso, forse è un po' più difficile farvelo da soli, però secondo me le domande le trovate un po' dappertutto ed eventualmente potete tipo comprarvi un quaderno o appunto un libricino così con le pagine bianche e ogni giorno rispondere alla domanda. Quindi sì, più o meno queste cose mi stanno un po' aiutando a essere più positiva o comunque, boh, non lo so, trovare qualcosa di carino ogni giorno da fare. E secondo me anche le mission di Kim sono una cosa carina che può tirarci su di morale in questo periodo, perché boh, vi dà qualcosa da fare, uno scopo. Fatemi sapere se voi avete delle cose che fate ogni volta che magari siete giù di morale e le fate appunto per sentirvi un po' meglio. Poi, come altre cose che faccio di questo tipo, c'è sicuramente andare al parco, ma l'avrete capito, fare il tè, preparare il tè, oppure tipo scoprire nuove ricette, cioè trovare delle ricette nuove, qualcosa di nuovo e mettermi a farle. A me cucinare rilassa molto. E anche disegnare, non sono per niente brava, anzi faccio un po' schifo a disegnare, però mi piace moltissimo e soprattutto mi piace fare il bullet journal. Ormai lo faccio da anni, veramente da anni, e mi rilassa da morire mettermi lì a fare i disegnini o comunque scegliere i colori, scegliere il tema per il mese, è tipo una cosa che mi piace da morire. Magari questo mese potrei farvi vedere come ho fatto marzo, cioè non l'ho ancora fatto, però stavo pensando di farlo in questi giorni. Oddio, potremmo farlo adesso, ci mettiamo a fare il bullet journal. Ok, direi che dobbiamo cercare un'ispirazione per marzo, quindi scriviamo. Ok. Avevo pensato a fare qualcosa di floreale, però forse, boh, cioè un po' troppo scontato. E poi i fiori li vorrei fare a maggio. Ok, questo è carino. Vediamo se c'è qualcosa di simile. Carino questo per giugno, lo salvo. Carino anche questo con la parte tagliata. Non ho mai provato a fare questo effetto qua, cioè di tagliare un pezzo di pagina. Wow. Ok, a parte la scritta, chi se ne frega. Mi piace un sacco questa impaginazione. Mi sa che faccio questa e facciamo maggio giallo. Ok, ci siamo. Ok, ho optato per questi colori, quindi principalmente verde e giallo, più una punta di rosa qua e là, perché ci sta sempre il rosa. E niente, di solito sulla prima pagina, diciamo, faccio un calendario di lungo, cioè in modo che qua ci siano 7 caselle e qua 5. E di solito nel calendario mi segno i video che voglio fare, o in generale i video che sono in programma, le live, eccetera. La pagina di fianco faccio la copertina del mese e poi vado avanti a sistemarmi tutte le settimane divise, insomma, in giorni. Dopo vi farò vedere come faccio. Ma prima di tutto faccio la griglia per il calendario. Uso sempre le penne di Muji, questa è una 038. In ogni caso vi lascio sotto nell'info box tutte le cose che sto usando per il bullet journal. Se sentite il rumore di sottofondo è Matilda. Una volta fatta la griglia scrivo i numeri dei giorni del mese. Ok, vi ho spostato qui per la parte del disegno e sto usando la casetta di torta di mela perché altrimenti era troppo in basso. Comunque, quello che dobbiamo cercare di ricreare è questo, cioè non la scritta, who cares, ma i fiori qua sotto. Non credo sia difficile, però io non sono molto brava a disegnare, quindi vediamo. Parte mi spaventa, non so come fare i fiori. Proviamo. Ah, sono già storti. Ok, ottimo. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare sto schifo. Ok, forse ho capito come devo farli, cioè questo è veramente brutto.
proprio brutto. Però ho capito la tecnica. Ok, questo è il risultato finale. Brutto, ma poteva andare peggio. Ok, ci siamo spostati di nuovo perché in realtà qua è più comodo. Che mi serve essere più precisa perché adesso dobbiamo fare tutte le caselline delle settimane. E vi faccio anche vedere il mio metodo per riuscire a farle in modo abbastanza semplice senza dover prendere le misure ogni volta. Faccio dei rettangoli 15x10, lasciando due quadratini in alto e uno di lato, e qua uno di lato e uno in basso. Adesso, una volta prese le misure, vado col righello a ricalcare. Ora che ho finito di ricalcarli, invece che fare la stessa cosa qui, giro la pagina e non so se riuscite a vederlo, ma in controluce si vedono le linee che abbiamo fatto nell'altra, e quindi di conseguenza non dovrò prendere di nuovo le misure, ma mi basta ricalcare direttamente col righello quelle che ho sotto. Quindi ora giro e qua faccio l'esatta cosa, perché avendo ricalcato qui, qua dietro ho i segni dell'altro, in questo modo devo prendere le misure solo una volta, e vado avanti così per tutte le settimane. Sono passati dei giorni, scusate, mi sono distratta. E niente, in realtà volevo semplicemente ringraziarvi per aver visto questo video e per dirvi che ci sono delle novità. Qui sul canale, infatti, ogni lunedì e ogni martedì ci saranno delle live, il lunedì a tema cinema, mentre il martedì un po' random, e poi eventualmente il giovedì, se abbiamo voglia, se abbiamo qualche argomento particolare di cui parlare, possiamo fare una live in più bonus, diciamo così. Poi l'altra grande novità sono le serate film il martedì, quindi ogni martedì alle 21:30, a partire dalla prossima settimana, vedremo un film Disney. Perché quando vi ho chiesto quali erano, insomma, gli argomenti che avreste preferito di più, la maggior parte di voi ha detto film Disney, film Disney, film Disney. Io ho detto, perché non fare delle serate? E niente, quindi qui sotto nel primo commento, ve lo lascio fissato in alto, trovate tutte le indicazioni del caso. Comunque ci vediamo su Discord. Discord è quest'app in cui potete appunto registrarvi e crea delle stanze in cui si può chiacchierare sia con messaggi scritti che come chiamata. Adesso vedremo se fare la chiamata, perché se siamo troppi diventa un casino. In ogni caso basta che accedete con il link ed entrate nella stanza, è tipo una chat appunto. In questo modo possiamo commentare insieme il film durante la visione. Quindi insomma, il martedì alle 21:30 ci vediamo un film Disney, vi lascio anche tutto il programma, tutte le cose, insomma andate a vedervi quel commento lì, perché vi spiego come funziona fondamentalmente. Quindi di nuovo grazie mille per aver visto questo video, vi ricordo ovviamente i link dei codici sconto, dei social, di tutto quanto, l'info box è sempre pieno di informazioni fantastiche, e basta, ci vediamo al prossimo video, ciao!